Nella scorsa lezione sui vettori ci siamo occupati della somma tra vettori dopo aver detto che cosa sono i vettori, chiaramente. La somma tra vettori l'abbiamo esaminata attraverso due metodi. Il metodo del parallelogramma. E il metodo punta-coda. Ovviamente si tratta di due metodi che portano allo stesso risultato. Oggi ci occupiamo di altre due operazioni. La ricerca dell'opposto di un vettore e poi ci occupiamo della differenza. Sono operazioni che già sappiamo fare con i numeri, dobbiamo vedere che significato hanno queste operazioni nell'ambito dei vettori. Partiamo dall'opposto di un vettore. Supponiamo che si abbia a che fare con un vettore A. Ricordiamoci che un vettore è sempre rappresentato da un segmento orientato. Il segmento ovviamente ha una sua direzione, la retta su cui giace. Ha una sua lunghezza. La lunghezza di questo segmento è direttamente proporzionale al valore numerico della grandezza da rappresentare. E poi c'è un verso che è indicato proprio dalla freccia. Che significato ha l'espressione opposto di un vettore? Intanto, come si fa per i numeri, l'opposto del vettore A è indicato con il simbolo meno A, cioè si usa il segno meno come per i numeri per indicare l'opposto di un vettore dato. Geometricamente che cosa rappresenta l'opposto di A? L'opposto del vettore è un nuovo vettore che ha la stessa direzione, quindi deve essere disegnato o sulla stessa retta su cui giace il vettore A o su una retta parallela. Ha la stessa intensità, quindi il valore numerico di A e il valore numerico del vettore meno A coincidono. E questo significa che il nuovo vettore dovrà essere rappresentato da un segmento orientato con la stessa lunghezza del vettore A. Cosa c'è di diverso tra il vettore A e il vettore meno A? Ciò che cambia è la terza informazione che riguarda i vettori, cioè il verso. Il verso del vettore meno A è opposto rispetto al verso di A. Dovendolo disegnare, dovremmo fare questo tipo di operazione. Tracciamo un segmento parallelo al vettore A della stessa lunghezza, ma la freccia la mettiamo dalla parte opposta. Questo vettore che abbiamo appena tracciato è il vettore meno A per definizione. Ovviamente possiamo anche disegnarlo partendo dallo stesso punto di applicazione di A, cioè dalla coda, disegnando un segmento che sta sulla stessa retta di A. Questo e tracciando il verso dalla parte opposta, come abbiamo fatto nell'esempio precedente. È chiaro che questo vettore, al di là, diciamo, dell'uso della penna a mano libera, coincidono, hanno la stessa direzione, cioè sono paralleli, hanno la stessa lunghezza, quindi corrispondentemente hanno lo stesso valore numerico, ma e hanno lo stesso verso che è opposto rispetto a quello del vettore A. Cosa succede se sommiamo tra di loro due vettori opposti? Sappiamo già che per i numeri il risultato della somma di due numeri opposti è 0. Prendiamo ad esempio il numero 5 e gli sommiamo il suo opposto, cioè meno 5. Sappiamo già che questo dà come risultato 0, il numero 0. Vale questa proprietà anche per i vettori? Cioè, se prendiamo il vettore A e gli sommiamo il suo opposto, meno A, si ottiene il vettore nullo. Per verificare questa eventuale proprietà, eseguiamo la somma tra un vettore e il suo opposto con il metodo del parallelogramma o con il metodo punta-coda. Vediamo quale si rivela più efficace. Secondo me è più efficace il metodo punta-coda. Prendiamo quindi un vettore A assegnato come quello di prima. Tracciamo il suo vettore opposto. Dovendolo sommare con il metodo punta coda, sappiamo che
visto che dobbiamo fare la somma di A più meno A, dobbiamo unire la coda del secondo vettore, cioè il vettore meno A, con la punta del primo vettore. Questa è la prima operazione da fare. Per fare questo dobbiamo spostare il vettore meno A in modo tale che vada a coincidere col vettore A e la sua coda deve coincidere con la punta di A. C'è un difetto nel disegno per cui il vettore meno A non l'ho fatto esattamente parallelo, ma facciamo conto che lo siano, quindi i due vettori dovrebbero essere esattamente sovrapposti. Ovviamente la stessa operazione la faccio anche con gli altri pezzi. Ecco, e allora il vettore meno A adesso è sovrapposto al vettore A. Abbiamo unito la coda del primo con la punta del secondo. Ora noi sappiamo che nel metodo punta coda occorre, per tracciare il nuovo vettore, unire la coda del primo con la punta del secondo, ma la coda del primo e la punta del secondo stanno nello stesso punto. Di conseguenza, per poter unire la coda del primo vettore, cioè del vettore A, con la punta del secondo vettore, cioè del vettore meno A, non dobbiamo tracciare alcun segmento. Dovremmo fare un segmento di lunghezza nulla in questo punto qui. E quindi effettivamente la somma di questi due vettori dà il vettore nullo. Quindi, come per i numeri, la somma di due vettori opposti è un vettore nullo. Diamo adesso significato all'espressione di differenza tra vettori. Partiamo anche qui dalla analogia con i numeri. Quando noi scriviamo che, per esempio, 5 meno 3 è uguale a 2, per quanto banale possa sembrare questa espressione, dobbiamo ricordarci che la definizione di differenza parte dalla definizione di somma. Intanto un po' di nomenclatura. Ricordiamoci che il numero 5, che sta a sinistra del simbolo di differenza, si chiama minuendo. Il numero 3, che sta a destra del simbolo di differenza, si chiama sottraendo. E infine il numero 2, che sta a destra dell'uguale, si chiama differenza. Per un momento facciamo finta di tornare indietro alle scuole elementari e supponiamo di aver imparato a fare le addizioni, ma di non conoscere ancora il concetto di sottrazione, quindi di differenza. Noi sappiamo cosa vuol dire sommare due numeri, ma non sappiamo ancora cosa vuol dire sottrarli. A questo punto noi diamo una definizione. Diciamo che 2 è la differenza tra 5 e 3, in quanto 2 è quel numero che sommato a 3 mi dà 5. Cioè vale la seguente proprietà: 2 più 3 uguale 5. Quindi 2 viene chiamato differenza tra 5 e 3, in quanto 2 sommato a 3 dà 5, ovvero la differenza è quel numero che sommato al sottraendo mi dà il minuendo. Questa è la definizione di differenza tra numeri. La differenza tra due numeri è quel numero che sommato al sottraendo restituisce il minuendo. Data questa definizione, possiamo spostarci di nuovo nel campo dei vettori e possiamo utilizzare la stessa definizione per i vettori. Noi sappiamo infatti che cosa si intende per somma tra due vettori. Supponiamo di avere un vettore A che disegniamo e un vettore B vogliamo dare significato all'espressione A-B. Dare significato significa trovare un nuovo vettore che rappresenti il risultato di questa operazione. Bene, per definizione, noi chiameremo vettore differenza tra A e B
Quel vettore D che sommato a B mi restituisce il vettore A. Infatti, anche in questa situazione, A è il vettore minuendo, B è il vettore sottraendo, D diventa il vettore differenza. Quindi il vettore differenza D è quel vettore che sommato al vettore sottraendo B restituisce come risultante il vettore minuendo A. Come si fa a cercare un vettore, ammesso che esista, che gode effettivamente di questa proprietà, visto che non possiamo eseguire l'operazione in forma numerica? Abbiamo già visto con la somma che le operazioni fatte in forma numerica non hanno necessariamente significato nell'ambito dei vettori. Quindi questo vettore D va cercato in forma geometrica. Dobbiamo cioè cercare un segmento orientato che, sommato al segmento orientato B, restituisca il segmento orientato A. Bene, io ora adesso vado a tracciare uno schema geometrico che permette effettivamente di trovare il vettore D. Per fare questo, andiamo a effettuare la costruzione geometrica partendo dai vettori A e B. Faccio un attimo di pulizia in questa pagina. Ecco, ora, per effettuare l'operazione di differenza, collochiamo i due vettori A e B come se volessimo fare la somma con il metodo del parallelogramma. Quindi significa che dovremo mettere la coda di B in comune con la coda di A. E allora prendiamo il segmento orientato B e lo collochiamo, come abbiamo detto, in modo tale che abbiano le code in comune. A questo punto, dal momento che vogliamo eseguire la differenza A-B, tracciamo l'opposto del vettore B, cioè del secondo vettore, l'opposto del sottraendo. Quindi disegniamo un vettore che abbia la stessa direzione di B. Anzi, scusate, facciamolo con un altro colore. Quindi stiamo tracciando un nuovo vettore che ha la stessa direzione di B, la stessa lunghezza, compatibilmente col fatto che lo sto disegnando a mano libera, ma verso opposto, quindi questo è il vettore meno B. A questo punto eseguiamo la somma con il metodo del parallelogramma tra il vettore A e il vettore opposto di B. Cioè quello che stiamo facendo è utilizzare un'operazione che già conosciamo, cioè la somma, per eseguire questa somma A più meno B. Per fare questa somma ricordiamoci che dobbiamo tracciare le parallele ai vettori addendi, cioè A e meno B, passanti per gli estremi di due vettori. Quindi la parallela ad A la tracciamo qui e poi la spostiamo dove ci serve. Quindi prendiamo la parallela ad A e la spostiamo in modo tale che passi per l'estremità di meno B. Dopodiché tracciamo la parallela a meno B, cioè la retta di azione dei due vettori, e la spostiamo in modo tale che passi per l'estremità di A, il punto di incontro di queste due rette, permette di tracciare la somma tra i vettori A e meno B. La tracciamo in bianco. Allora, chiamo questo vettore con la lettera D.
questo vettore il candidato ad essere effettivamente il vettore differenza che stavamo cercando. Vediamo se è vero che questo vettore rappresenta la differenza. Abbiamo detto che A-B deve essere un vettore chiamato D che sommato al vettore sottraendo, cioè B, deve restituire il vettore A. Quindi dobbiamo verificare se la somma del vettore D con il vettore B dà effettivamente il vettore A. Beh, adesso per fare questa verifica dobbiamo eseguire la somma vettoriale tra il vettore D e il vettore B, cioè il vettore differenza che abbiamo appena tracciato e il vettore B. Siccome i due vettori hanno le code in comune, tutti i vettori che abbiamo tracciato hanno le code nello stesso punto, possiamo utilizzare il metodo del parallelogramma. Per applicare il metodo del parallelogramma a questa somma, dobbiamo costruire un parallelogramma sui vettori addendi B e D. Per costruire questo parallelogramma, di fatto basta un solo lato. Infatti, i lati B e D sono già presenti. La parallela B è già tracciata qui. Manca la parallela al vettore D che dobbiamo tracciare. Per verificare che tutto corrisponda, tracciamo la parallela al vettore D direttamente sullo stesso vettore e poi la spostiamo in modo tale che passi per l'estremità del vettore B. Come vediamo, tutto corrisponde, cioè quello che abbiamo ottenuto è un nuovo parallelogramma che ha per lati i vettori D, B e le loro parallele. Su questo parallelogramma è evidente che la diagonale è già tracciata e corrisponde con il vettore A. Questo simbolo, ricordiamoci, che è riferito a questo vettore, mentre D è riferito a questo segmento orientato. Quindi la diagonale è già tracciata e noi sappiamo che nel metodo del parallelogramma la diagonale rappresenta la somma tra i vettori. Quindi il vettore A effettivamente è la somma dei vettori D e B. Possiamo cancellare questo punto interrogativo. Dal momento che il vettore A è la somma di D e B, ne segue che effettivamente il vettore D che abbiamo tracciato poco fa è la differenza tra il vettore A e il vettore B. Riassumendo, per eseguire la differenza tra due vettori occorre eseguire le seguenti operazioni. Primo, tracciare l'opposto del vettore sottraendo 2, eseguire la somma del minuendo con l'opposto del sottraendo. Vediamo un altro esempio pratico per capire che cosa vuol dire. Prendiamo un vettore V da sommare, o meglio, a cui dobbiamo sottrarre un vettore W. Come si fa a eseguire questa sottrazione? E quindi come facciamo a trovare il vettore differenza tra questi due vettori V e W? E allora, operazione numero 1, tracciare l'opposto del vettore sottraendo. Il vettore sottraendo è il vettore W. Quindi dobbiamo prendere il sottraendo e spostarlo in modo tale che la sua coda coincida con quella del vettore B. Come abbiamo fatto prima. A questo punto dobbiamo tracciare l'opposto di W. Lo tracciamo partendo sempre dal punto di applicazione dello stesso vettore. Cerchiamo di fare in modo che la lunghezza coincida. Possiamo verificare la coincidenza delle lunghezze sovrapponendo i due vettori e come vediamo coincidono. Hanno la stessa direzione, la stessa intensità, ma verso opposto.
Allora, questo è il vettore meno W. A questo punto si esegue la somma del minuendo con l'opposto del sottraendo, cioè dobbiamo eseguire la somma di V con l'opposto di W. Come vediamo, dare questa definizione di differenza permette di dare anche significato all'uguaglianza già valida per i numeri della differenza tra due vettori con la somma tra il primo e l'opposto del secondo. Tracciamo quindi le parallele ai vettori V e meno W. La parallela a V viene spostata col punto di applicazione con il secondo estremo del vettore meno W. E poi tracciamo la parallela al vettore W e questa parallela andiamo a spostare in modo che passi per l'estremità del vettore P. Fatta questa costruzione, il parallelogramma è costruito. Tracciando la diagonale di questo parallelogramma, anzi, facciamolo in verde, abbiamo di fatto ottenuto il vettore differenza. Quindi, dati i vettori V e W, si esegue la somma con il metodo che si preferisce, comunque come vediamo è abbastanza semplice farla con il metodo del parallelogramma, tra il vettore V e l'opposto di W. Questa somma, il vettore risultante dei due, è la differenza tra i vettori V e W. Quindi, riassumendo, per fare la differenza tra un vettore V e un vettore W, basta eseguire la somma tra il primo vettore e l'opposto del secondo. Possiamo notare per completare le seguenti proprietà. È abbastanza facile rendersi conto che mentre per la somma tra vettori vale la proprietà commutativa, per la differenza tra vettori, così come per la differenza tra numeri, non vale la proprietà commutativa. La proprietà commutativa mi dice che la somma tra due vettori non cambia se si cambiano di posto i vettori stessi, quindi scambiando l'ordine degli addendi il risultato della somma non cambia. Per la differenza questa proprietà non è valida, la differenza tra A e B non è affatto uguale alla differenza tra B ed A. Vale però la proprietà anticommutativa, cioè la differenza tra A e B coincide con l'opposto della differenza tra B ed A. A voi lascio verificare con un disegno e con un esempio che effettivamente vale questa proprietà. Quindi prendendo l'opposto della differenza tra A e B, si ottiene la differenza tra B ed A. Questa si chiama proprietà anticommutativa.